Un saluto a tutti e soprattutto alla buona domenica, già seconda domenica di Avvento. Quindi il tema del cammino prende forma e prende forma nella vita di ogni comunità e nella vita di ciascuno di noi. Come al solito, il breve accenno ai tre testi, ma dove ho l'attenzione, perlomeno ci tento, di mirare il punto saliente che poi diventa estremamente fecondo per la vita di ciascuno. Il testo del profeta fa riferimento a qualcosa che è molto meno noto, ma la presenza di ebrei credenti nel contesto dell'Egitto e della Siria e che parlano della loro esperienza della legge della Torah e fanno anche proseliti nel senso più positivo della parola, diventano anche uno spazio dove il dono che Dio ha fatto al popolo ebraico comincia ad essere e diventare anche dono condiviso in altri. E sentiamo anche tutto il fascino di una lettura come questa quando pensiamo alla condizione di chiesa odierna, no? Dove anche nei contesti meno probabili, anzi i più improbabili, vedi che qualcosa si accende, che qualcosa prende vita, che qualcosa apre. Diversissimo il secondo cammino, se cammino possiamo chiamarlo, ma è un'esperienza quella di Paolo davvero in cammino, ed è quello di un uomo assolutamente stupito di quanto il Signore abbia realizzato e stia realizzando con lui. Leggo solo l'inizio. Fratelli, a me, che sono l'ultimo fra tutti i santi, è stata concessa questa grazia: annunciare alle genti le impenetrabili ricchezze di Cristo e illuminare tutti sulla attuazione del mistero nascosto da secoli in Dio. Dire stupito forse fin troppo poco, quasi sconcertato, ma io ero l'ultimo, eppure Dio ha chiesto a me di annunciare il mistero di Cristo a tutte le genti. Ma si è messo in cammino Paolo, e quando scrive queste parole nel testo agli Efesini, la sua è un'avventura missionaria in pieno svolgimento. Anche questo, come ci parla davvero seriamente di un cammino. Credo che questa parola, cammino, adesso faccia da collante di tutto il tempo dell'Avvento, dove stiamo preparandoci al Natale del Signore. E poi un cammino che non parrebbe tale, ma per dire l'inizio del Vangelo è inizio del Vangelo di Gesù, secondo Marco, figlio di Gesù Cristo, figlio di Dio. Come sta scritto nel profeta Isaia, ecco: dinanzi a te io mando il mio messaggero, egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Di fu Giovanni, ecco, questo è l'inizio. Dio che sceglie di parlare per far capire che volto ha, che cuore ha, e questa decisione prende la forma di Vangelo. Questa è la parola che ci parlerà di Dio. Questa è la parola che ha la forza sempre di mettere in cammino. È la parola che apre il varco per sentieri inaspettati, magari anche i nostri sentieri, i sentieri nostri di ciascuno di noi e della nostra comunità. Ora, proprio questo diventa davvero anche una sollecitazione non solo
a rendere ancora più intenso l'ascolto, ma anche a dire io che passi faccio per mettermi in cammino, che passi ho già iniziato in questi giorni per mettermi in cammino. Come può essere anche molto bello ed importante sapere che il Vangelo di Marco è tante volte il Cardinale Martini, quando faceva la tipologia dei Vangeli, lo diceva: questo è il Vangelo per i catecumeni. Io aggiungo di ieri e di oggi, cioè della gente che sceglie di mettersi in cammino. E magari sembrerebbe gente che è già dentro un contesto credente e cristiano, ma forse non ha ancora incominciato l'esperienza del mettersi davvero in cammino. E questo Vangelo non comincia in uno spazio affollato, non c'è gente che accorre, questo è qualcosa che comincia nel deserto, dove nessuno, perché è deserto, e dove colui che parla, io sono voce di colui che prepara la via, è un uomo del deserto. Il testo dice la sobrietà della sua vita, del suo modo di vestire, la totale povertà di una testimonianza che però esce impetuosa, fortissima. Vi fu Giovanni. Questo è il varco che si è aperto. E allora adesso c'è davvero la possibilità di poterlo accogliere e di poterlo vivere dentro di noi. E questo come potremmo farlo se non mettendoci ciascuno in cammino, insieme in cammino? Questo è qualcosa di profondamente importante e vero. Sembra proprio urgere questa seconda domenica per dire: ti accorgi? Qui c'è l'ingresso di una cosa inaspettata. C'è il parlare di Dio che vuole cominciare a dire a tutti noi chi è, e lo fa regalandoci questa parola, il Vangelo, quello di Marco. Inizia così, come lo sentiamo vicino al nostro tempo e alla nostra situazione, e proprio per chi ancora non conosce, per chi ancora ha sentito parlarne, ma non si è ancora determinato in un passo concreto di vita. Ecco, il Vangelo di Marco nasce con questa sensibilità, è redatto con questa sensibilità, chiamato appunto il Vangelo dei catecumeni, di chi si mette per strada perché ha voglia di assaporare la grazia di questo dono e di scegliere poi nella libertà di farlo divenire un dono prezioso per sé, per la propria vita. Allora davvero è grande il regalo di questa prossima domenica, e come mi sembra davvero saggio e opportuno aprire il cuore, e aprire il cuore mettendosi davvero in cammino. Questo credo che sia la sollecitazione più forte per tutti noi, e soprattutto oramai non togliamo più lo sguardo da questa parola Vangelo. Accompagni dall'inizio alla fine i nostri giorni, la nostra vita, quindi non solo l'Avvento, un anno di liturgico che si incomincia, ma adesso davvero vorremmo che diventasse la parola della vita, della nostra vita, del nostro cammino, che diventa adagio adagio scoperta del volto di Dio e sequela di Gesù di Nazaret. Allora a tutti proprio il buon cammino di cuore, e andiamo avanti con grande fiducia, sia davvero un cammino dove ci si aiuta l'uno con l'altro, purché i passi siano reali,
il cuore si sciolga ad aprire davvero questo invito e sollecitazione che viene dal Signore. Grazie a tutti e buon cammino e buona domenica.